raccolta delle lettere di San Paolo, dopo gli scritti inviati a comunità, sono state proposte le lettere inviate a dei singoli. Oltre alla lettera a Filemone, che abbiamo già preso in considerazione insieme a Colossesi, si trovano alla fine della raccolta tre lettere inviate a discepoli di Paolo, due a Timoteo e una a Tito. Sono state chiamate in epoca moderna lettere pastorali e questo titolo lo usiamo ancora anche noi per qualificare queste tre opere dove effettivamente l'Apostolo Paolo dà a dei discepoli indicazioni concrete per organizzare la vita pastorale nelle comunità cristiane. Cerchiamo di situarle nella vita dell'Apostolo. Sono gli ultimi scritti di Paolo. Ricordiamo che l'Apostolo fu arrestato a Gerusalemme nell'anno 58, tenuto in prigione a Cesarea Marittima per due anni, poi trasferito a Roma in attesa di giudizio. Fece naufragio durante il viaggio per mare, ma si salvò insieme a tutti i compagni sull'isola di Malta. Fu quindi trasferito nella capitale dell'impero dove giunse nella primavera dell'anno 61. Qui rimase fino al 63, altri due anni di domicilio coatto in attesa di giudizio. Il giudizio non venne. Il processo non fu celebrato per mancanza degli accusatori e Paolo fu lasciato libero. Qui termina il racconto degli atti e da questo momento noi non abbiamo più notizie dirette dell'Apostolo. Sappiamo che morì martire a Roma dopo una seconda prigionia nell'anno 67. Ma che cosa fece dal 63 al 67? Non abbiamo fonti sufficienti per poterlo affermare. Solo qualche piccolo riferimento nelle lettere pastorali. Immaginiamo quindi che l'Apostolo abbia ripreso i suoi viaggi, soprattutto in Grecia, e in Oriente, dove abbia organizzato la successione, cioè rendendosi conto che stava invecchiando e che la situazione era decisamente rischiosa, Paolo cominciò a progettare il passaggio delle consegne. Se in una prima fase del suo apostolato poteva avere l'idea di essere ancora vivo alla venuta gloriosa del Cristo, col tempo maturò la convinzione che sarebbe morto prima della parusia. L'idea di una Chiesa organizzata per durare nel tempo non nacque subito la prima comunità cristiana pensò di essere il gruppo escatologico cioè il gruppo scelto dal Signore per la fine dei tempi non pensava di avere una storia e di doversi organizzare per vivere nei secoli pensava di essere alla fine negli anni seguenti maturò invece la consapevolezza che ci sarebbe stata una storia della Chiesa, che il gruppo cristiano avrebbe dovuto segnare la storia dell'umanità e accompagnare le vicende nei secoli, senza una precisa indicazione dei tempi della fine. Così... Negli anni 60, 70, 80 del primo secolo, venne a organizzarsi la struttura ecclesiale per poter durare nel tempo. E Paolo, negli ultimi anni della sua vita, si premurò proprio di questa organizzazione pensò di dare l'incarico di apostoli ai suoi discepoli, che avrebbero continuato l'opera sua, dando le istruzioni in modo tale che i discepoli formassero altri discepoli per continuare nel tempo l'opera del Vangelo. Così nascono la prima lettera a Timoteo e la lettera a Tito. Sono due testi molto simili, che contengono sostanzialmente lo stesso tipo di insegnamento. Sono istruzioni, consigli, indicazioni, pratiche per l'organizzazione delle comunità cristiane. Le stesse indicazioni vengono rivolte a Timoteo lasciato come responsabile della comunità di Efeso, noi diremmo vescovo di Efeso, e a Tito lasciato come vescovo di Creta. I vescovi diventano gli eredi degli apostoli continuano l'opera apostolica come responsabili delle varie comunità. Fra i vari termini che erano adoperati all'inizio, ne emersero tre, che vennero adoperati in modo specifico per indicare il ministero ordinato come continuazione dell'opera apostolica. Si adoperarono delle parole molto comuni della lingua greca: diaconos, presbyteros, episcopos. Noi non li abbiamo neanche tradotti. Li abbiamo conservati tali e quali, magari un po' deformandoli. Diaconos significa servo, ministro. Presbyteros significa anziano ma nel senso tecnico di capofamiglia, episcopos significa sorvegliante, ispettore, colui che guarda dall'alto, che controlla e sorveglia. Organizzandosi le varie comunità, crescendo di numero, diventava necessario dare una struttura organica, in modo tale che il patrimonio apostolico legato al Vangelo e alla testimonianza diretta dei testimoni oculari non venisse alterato. Ecco perché in queste lettere Paolo insiste sul concetto di deposito. C'è un deposito della fede. È una terminologia bancaria, corrisponde al patrimonio che viene depositato. A Timoteo e a Tito è dato il compito di custodire il deposito della fede, perché ci sono molti che prendono alcune idee cristiane, le adattano, le stravolgono se le aggiustano a proprio piacimento. Quindi, il compito fondamentale che Paolo attribuisce ai discepoli che diventano episcopoi è quello di sorvegliare la dottrina, di custodire la verità evangelica nella fedeltà all'insegnamento degli apostoli. Sono testi importanti per la tradizione apostolica, proprio per sottolineare come è da questo legame vitale con gli apostoli che nasce la nostra fede cristiana. Non c'è mai stato un salto dove qualcuno abbia cambiato tutta la religione inventandosi cose nuove, tradendo le origini, ma sempre c'è stata continuità, crescita organica. È logico, noi possiamo immaginare e constatare che in duemila anni ci siano stati moltissimi cambiamenti. Ma anche nella esperienza di una persona ci sono dei cambiamenti. Da bambino a giovane ad adulto, quanti cambiamenti avvengono? Nel fisico, nella mentalità, nel carattere, nei gusti? Eppure la persona è sempre la stessa. C'è una crescita, una maturazione, non sempre in meglio, certe volte ci sono anche dei peggioramenti, dei cambiamenti che sono negativi, ma la persona resta la stessa. Per cui quando si parla della tradizione della Chiesa si intende una crescita organica, resta sempre la stessa persona che matura, evolve, certe volte migliora, certe volte peggiora, ma resta sempre la stessa persona, ancorata sulla tradizione apostolica. Le lettere a Timoteo e a Tito trasmettono proprio questo insegnamento. Ma ci sono anche altri particolari interessanti. Ad esempio, nella prima lettera a Timoteo Paolo parla di sé, ormai è vecchio e ha una nuova visione della propria persona. Scrive, questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io. Da giovane una frase del genere non l'avrebbe mai detta. Da giovane fariseo Paolo era convinto di essere aposto osservante della legge, rispettosissimo delle tradizioni. Ma maturò, incontrando il Signore Gesù, capì che tutta la sua religiosità era imperniata sull'orgoglio e sul suo peccato. Si è reso conto di essere il primo dei peccatori. Ma appunto per questo... Ho ottenuto misericordia. Se dovessimo tradurre in modo letterale dovremmo far forza alla lingua italiana e dire sono stato misericordiato. Sono stato trasformato dalla misericordia di Dio. Perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me per primo tutto la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. L'opera della salvezza è un cambiamento profondo della persona e Paolo offre anzitutto se stesso come esempio e prova di questo intervento salvifico di Dio che cambia che fa maturare, non nel senso che capovolge la situazione creando qualche cosa che prima non c'era, ma facendo maturare ciò che era immaturo. Un altro testo molto interessante lo troviamo nella lettera a Tito. Proprio il centro di questa lettera costituisce un piccolo quadro teologico grandioso, talmente importante che la tradizione della Chiesa ce lo fa leggere tutti gli anni nella messa della notte di Natale. E il fatto è che in quella notte, attirati dal mistero della nascita di Gesù, alla seconda lettura non fa caso quasi nessuno. Eppure è un gioiello che merita di essere ascoltato. È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini. È una grazia che ci insegna a vivere. La misericordia di Dio si è fatta vedere per insegnarci a vivere e a rinnegare l'empietà e i desideri mondani, per poter vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Anche qui ritorna la parola parusia. Vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo nell'attesa della parusia. Provate a ripensare a queste tre parole. Sobrietà indica la giusta relazione con se stessi o con le cose. La giustizia implica la buona relazione con le altre persone. La pietà designa la buona relazione con il Signore. La grazia di Dio ci insegna a vivere le relazioni fondamentali della nostra vita, in questo mondo, ma nell'attesa della parusia. Quel che diceva nelle prime lettere, Paolo continua a dirlo nelle ultime. È cambiata la prospettiva, non è più così convinto dell'imminente compimento, ma la vita cristiana resta orientata alla parusia. Gesù Cristo ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga. Zelante nelle opere belle. Qui è tradotto buone. Ma Paolo, in queste lettere, adopera l'aggettivo bello, insiste sulle opere belle. La caratteristica della vita cristiana sono le opere belle, cioè una vita bella. Capite cosa vuol dire? Una esistenza caratterizzata dalla armonia. E quindi dalla bellezza. È concretamente il frutto della grazia di Dio che si è rivelata. L'ultima lettera scritta da Paolo poco prima della sua morte è la seconda lettera a Timoteo. Un autentico testamento spirituale. Prigioniero a Roma, secondo la tradizione nel carcere mamertino, Sotto l'impero di Nerone, pochi giorni prima di essere decapitato, Paolo scrive queste ultime parole al carissimo discepolo Timoteo. Esprimendo il suo stato d'animo, proponendo le ultime raccomandazioni, facendo un bilancio della sua vita. Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione. È giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. Paolo ormai intravede il porto, abituato alle navigazioni, Dice che è il momento di ammainare le vele. La barca sta arrivando, la corsa è finita, ma ciò che ha conservato è la fede, cioè quella comunione personale con il Signore Gesù che l'aveva conquistato parecchi anni prima e ora assapora il momento dell'incontro definitivo. Versando il suo sangue come martire, raggiunge questa comunione piena, riceve la corona che il Signore gli ha preparato e dopo tante fatiche si gode il premio.